livello di DJ era il DJ, proprio la classica persona che poteva fare solo quello nella vita. Amava la musica, i ragazzi, i giovani, cercava di portare avanti un linguaggio pulito, amava i club, una discoteca più pulita, fuori dalla droga, fuori dalle risse, fuori dai casini magari di oggi e di tante cose. Ha portato avanti un messaggio sempre, ci ha messo la faccia nei momenti bui delle notti, ha portato gioia quando c'era da portare gioia per la nostra categoria, sempre con grande classe ed eleganza, è una persona garbata. Amava la sua famiglia, in primis, la sua Cassino, che era il suo rifugio, scappava dalle grandi città, ma lui doveva tornare a casa per sempre, per forza, dalla famiglia, dalla moglie Paola, dai figli Gaia e Gian Maria. È stato un grande artista, un vuoto incolmabile. Con lui è cresciuto il Goa, abbiamo portato il Goa in tutto il mondo, le prime ospitate dei guest internazionali, ci confrontavamo sulle scelte artistiche, era anche un grande grafico perché veniva da una scuola di architettura, per cui amava anche dedicarsi al flyer della sua serata. Non ha mai usato agenzie di booking o cose, amava il contatto diretto con il proprietario del locale o chi lo chiamava per fare la serata. È stato un grande, ha lottato fino alla fine per questa malattia, che tutti chiamano malattia, ma era un tumore purtroppo che l'ha devastato. Ha lottato fino alla fine, ha suonato fino a fine settembre con tutte le forze che aveva, ha fatto parte in questi ultimi giorni per la lotta al Covid, ha creato un comitato insieme ad altri imprenditori e artisti che si chiama CFC. Club Festival Commission, proprio per parlare dei problemi e cercare di far ripartire il nostro settore. Naturalmente ha lottato e ha dato tutto anche a questo comitato fino all'ultimo giorno. Questo possiamo dire, Claudio, avete visto cosa è successo in questi giorni? Un tributo esagerato che forse dovrebbe aprire gli occhi alla politica italiana per far vedere che lui lottava per far sì che questa categoria venisse riconosciuta. Dobbiamo tutto. Lui è piaciuto a tutti, dal ragazzino di 15 anni fino a quello di 60 anni. La sua musica era a 360 gradi, faceva un viaggio globale, mille contaminazioni. Potevi sentire il pezzo rock vicino a una traccia techno, lo metteva con disinvoltura ed eleganza. Se ne va una grande persona, pezzo di me importante e di tutti noi.